gesto, di un profumo, di una persona, come di un colore, un sapore o un luogo. Succede che per poter stare lì con quella persona, in quel posto, a respirare quel profumo e godere di quei colori e sapori, ti vendi tutto ciò che puoi, e compresa l'automobile. E nonostante tu alla fine abbia le tasche vuote, ecco che ti si stappa sulla faccia quel sorriso un po' storto che ad alcuni non potrà dire più di tanto, ma che per te è tutta la tua nuova vita. Hai impacchettato oggetti, case, auto, libri, fogli di giornale e persino i tuoi bambini per intraprendere questa nuova avventura. Le tue mani hanno imparato un mestiere nuovo, i tuoi sensi hanno imparato a viaggiare tra i corridoi dell'arabica e della miscela robusta, le tue braccia hanno conosciuto l'impegno che richiede la macchina del caffè e la sua gestione meticolosa e non meno cerimoniosa del tè delle geishe giapponesi. Hai investito la tua vita in una girandola di colori cariche di promesse e un bel giorno, se bello potrebbe essere definito, tutto quanto ha avuto uno stop. Il tuo locale, in cui si sono raccontate ogni giorno le storie della signora Alberta, dell'agente segreto, della signora Laura, dei ragazzi di Modena, dell'agente di Pavia, degli operai di passaggio, delle maestrine in pausa, della signora Assunta e di suo marito e di tutti quelli che l'hanno eletto come crocevia dei loro momenti di ristoro, deve chiudere. L'affitto non salta più fuori, strangolato da un canone esagerato e dalla crisi che avanza. Oggi la gente divide un cornetto in due, un caffè in tre, un'aranciata in sei. E tu, a fine mese, quel maledetto bonifico lo devi fare comunque, per intero, senza sconti. Così, il posto in cui per due anni si sono intrecciate le vite di tante persone e in cui si sono mosse le mani di altrettanta gente, tra cui quelle di tuo padre, di tua madre, del frutto del loro lavoro e dei risparmi di una vita, va liberato a fine anno, senza sconti, ancora una volta, che quelli lasciamo rifare i negozi a gennaio, non si sa mai recuperino qualcosa. Oggi, 17 dicembre 2016, è il giorno dell'addio. Abbiamo scelto questo momento per tanti motivi. Per chi di noi è di fede ebraica, è il momento in cui si esce dallo Shabbat e ci si rialza riprendendo a lavorare. E anche se magari la chiusura imminente può avere degli apparenti colori del riposo, vi possiamo assicurare che non ci siederemo, se non al momento giusto. Continueremo a rialzarci, come sempre abbiamo fatto. Per tutte quelle mani che ci hanno aiutato nel costruire questo sogno realizzato. Per tutte quelle teste che ci hanno saputo apprezzare. Per tutte quelle pazze che hanno apprezzato il nostro cibo. E per tutti quei cuori che qui dentro hanno portato un pezzettino della loro storia. Ma anche, più semplicemente, ci rialziamo perché lo sappiamo fare. E sappiamo di poterlo fare. Il nostro frutto preferito, quello che amiamo sentire nostro, è la melagrana. È in occasioni come questa che nei suoi granelli vediamo le molte possibilità che abbiamo nella vita. Ognuna delle esperienze che facciamo è un chicco e questa non è stata da meno. Ne rimangono molte altre. Ed è con un grande, grandissimo augurio di Mazal Tov
che vogliamo mettere la parola fine a questa avventura, pronti per raccogliere il prossimo granello. Ora ci sarebbero i ringraziamenti. Poiché l'elenco delle persone da ringraziare potrebbe durare molto e diventare parecchio impegnativo, forse è meglio riassumere in una sola parola quello che Nina e Luca vorrebbero dire a chiunque sia stato loro vicino in questa avventura. Todà, che vuol dire grazie. Todà a chiunque sia stato dei nostri, sarà sempre nel nostro cuore, per sempre.